Questi sono gli operai della Gianetti Ruote, 152 licenziati con una mail. Eravamo stati da loro una settimana fa. Siamo tornati al presidio davanti ai cancelli della fabbrica. Se qualcuno comunque al governo ha sbloccato i licenziamenti, adesso sono loro che si devono assumere le loro responsabilità di quello che hanno fatto. Io ti racconto settimane fatte di angosce, sovrumane, vita e tormenti. Si immaginava di vedersi una finale qui, così? Quello no. Dove pensava di vederla prima di questa situazione? Scomodamente a casa, tranquillo, sereno, consapevole che domani li prendevo a lavorare. Mia moglie, anche lei, noi abbiamo un mutuo. Il futuro adesso è tutto. Prima lavoravamo, era bello, adesso sono cavoli amari adesso. No, ma ce la faremo. 3-1 vincerà. Al governo che cosa vorrebbe chiedere? Che ci aiuti, che ci trovi un compratore, che non lo so, non neanche parole. Noi ci aspettiamo che a breve verremo chiamati al ministero, perché l'unica via per trovare la soluzione a questa vicenda è passare tramite il ministero. Se dobbiamo andare a Roma, andiamo a Roma. Se dobbiamo chiudere una strada, la chiudiamo. Cosa dobbiamo fare? Da qualcuno ci dobbiamo far sentire. Siamo fuori di testa, mani darsi da loro. Siamo fuori di testa, mani darsi da loro. No. Mancano 6 minuti al 90esimo, siamo solo 1-1. Non immaginavo che potesse succedere questa cosa. Quando mi sono trovato questa PEC davanti non ho fatto altro che chiamare i lavoratori e i delegati sindacali e organizzare insieme ai colleghi di FIOM e FIM il presidio, che abbiamo paura che faccia la forzatura di portare via qualcosa. Pensi che qua dentro qua c'è una fornitura già completa, pronta da spedire, che è ferma, imballata nei piazzali. Sono circa 500.000 di euro di ruote. Fischietto in bocca per cui pensa i rigori decideranno. Siamo messi bene ai rigori. Quando è successo l'ultima volta che hanno fatto una cosa del genere? Sarebbe la prima in cui uno Stato decide di tutelare gli operai. È andato benissimo stasera, per l'Italia, per noi ancora bisogna vedere.